Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Dopo gli sgomberi della settimana scorsa e il ritrovamento ieri di 3,4 kg di marijuana, non si abbassa la guardia in via Ariosto a Montesilvano, anzi il comune è al lavoro per un progetto di rivalorizzazione della zona. Sentiamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Maragno, non si abbassa la guardia su via Ariosto dopo gli sgomberi. Ieri è arrivata questa notizia del ritrovamento di droga sotto un terreno adiacente alle abitazioni di via Ariosto. Sì, è stata una constatazione, un'intuizione delle forze di polizia che sono riuscite ad individuare questo involucro e questo comunque getta ancora delle ombre più inquietanti su quello che era il quotidiano all'interno del ghetto di via Ariosto. Noi stiamo continuando ad andare avanti con le operazioni di pulizia e di ripristino dell'intera area. Ieri abbiamo incontrato i proprietari degli immobili ai quali abbiamo intimato di procedere immediatamente alla messa in sicurezza degli stessi per riportare quel decoro necessario in una delle zone più belle e più importanti della città. Già nell'immediato i benefici si sono avvertiti, adesso bisogna rientrare nella normalità e riportare in luce quelli che sono i vantaggi di quell'area, di quella zona, cominciando a dimenticare quelle che sono le pagine buie, più buie della storia di questa città. C'è poi però anche il problema di tante persone, anche oneste, di alcune persone oneste che vivevano in quelle case e che sono rimaste praticamente senza più un alloggio. Ma io non direi questo perché alla fine tutti quanti hanno trovato ospitalità presso amici e parenti, erano consapevoli che da 6 mesi a questa parte che c'era un'ordinanza, che sarebbero andati via, anche il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura gli aveva intimato di lasciare gli immobili entro la prima decade di maggio. Loro hanno voluto portare avanti questo braccio di ferro insensato e immotivato e si è arrivati ad uno sgombero forzoso, ma la realtà è che comunque loro erano già pronti perché erano consapevoli che avrebbero dovuto abbandonare quegli immobili fatiscenti. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo dell'aeroporto d'Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle entra nella polemica sullo sviluppo dello scalo aeroportuale e sui numeri dell'aeroporto. Per i grillini ai finanziamenti pubblici non è corrisposto un risultato soddisfacente in termini di aumento dei passeggeri e di migliore accessibilità allo scalo. Sentiamo il servizio. Ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti prima di procedere con ulteriori ampliamenti, impegno affinché non vengano ridotti gli orari di funzionamento del sistema di controllo volo, migliorare l'intermodalità e l'accesso allo scalo aeroportuale, implementare le rotte transfrontaliere. Sono queste le proposte del Movimento 5 Stelle per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. La gestione di Saga e le politiche della Regione Abruzzo, secondo gli esponenti grillini, non hanno dato i risultati sperati. Secondo i dati di Assoaeroporto, nel 2016 i passeggeri sono diminuiti di circa 40.000 unità rispetto al 2015, così come in calo sono stati anche i movimenti, 1.200 circa in meno. Dati su cui però pesano le vicende Ryanair con l'aumento delle tasse aeroportuali su cui il governo Renzi fece retromarcia e l'abbandono della tratta Pescara-Roma da parte di Alitalia. Per i 5 Stelle nulla è stato fatto ad oggi per creare un vero sviluppo dello scalo sotto il profilo del numero delle compagnie aeree presenti, a fronte di finanziamenti corposi da parte di Regione Abruzzo che ammontano tra il 2014 e il 2016 a 14 milioni di euro. Al di là degli annunci, quindi, dice Domenico Pettinari, l'aeroporto stenta a decollare. Da un'analisi dettagliata di Assoaeroporti che abbiamo analizzato, viene fuori che, mettendo a confronto l'annualità 2016 col 2015, c'è una perdita di passeggeri di circa 100.000 passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. Non solo, si perdono anche oltre 1.500 movimenti di aeromobili transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. C'è un altro dato allarmante che i ricavi dalla vendita del 2016 sul 2015. Abbiamo dei bilanci intermedi che ci dicono che sono stati venduti molto prestazione, vendita in meno e quindi perdita di denaro.
chiaro anche su questo. Tutto ciò a fronte di cosa? A fronte di un'iniezione di denaro pubblico nelle annualità 2015-2016 pari a 14 milioni di euro, che la Regione ha erogato mediante contributi straordinari. Ci avevano detto che avremmo raggiunto 1 milione di passeggeri, stiamo perdendo passeggeri, questa è la realtà. E continuiamo a parlare dell'aeroporto perché si è anche ventilata a mezzo stampa l'ipotesi di un declassamento dello scalo di Pescara che non rientrerebbe più in quelli di interesse nazionale. Così non è, dice Rolandi della FILT CGL, che si unisce agli altri sindacati per ribadire che non c'è alcun pericolo per i dipendenti e per l'aeroporto di Pescara. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. I sindacati intervengono in relazione al possibile declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. In realtà una notizia che non trova fondamento perché lo scalo rimane tra quelli di interesse nazionale e dunque può accedere ai finanziamenti e per il personale soprattutto non cambia nulla rispetto a quanto già in essere. Sì, infatti abbiamo appreso dalla stampa che ci sarebbe un rischio declassamento sull'aeroporto d'Abruzzo. È una notizia assolutamente infondata perché l'aeroporto d'Abruzzo resta un aeroporto di interesse nazionale. Non c'è alcuna correlazione tra la vicenda ENAV, la vicenda che interessa i controllori di volo, rispetto ad un possibile ed infondato declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. Quindi in qualche maniera possiamo anche tranquillizzare i dipendenti dell'aeroporto? Sì, assolutamente, non c'è alcun tipo di problema per quanto riguarda i dipendenti della Saga. Per quanto riguarda invece i controllori di volo, è frutto di un accordo, in quanto come desumibile il traffico aereo che c'è nell'aeroporto d'Abruzzo non è paragonabile al traffico aereo che c'è a Milano, a Malpensa o piuttosto a Fiumicino. Quindi i lavoratori sono stati posti di fronte ad una scelta: o la possibilità di rimanere a lavorare in Abruzzo con una decurtazione rispetto ai livelli stipendiali, oppure la possibilità di conservare i livelli stipendiali però andando a lavorare fuori regione. Questo è frutto comunque di un accordo a livello nazionale? Assolutamente, c'è un contratto e c'è un accordo sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, che sono invece ben vicine, ben presenti rispetto alle dinamiche del trasporto aereo abruzzese e nazionale. Cambiamo argomento ora all'edilizia popolare. Approvati in Consiglio regionale 3 provvedimenti per lo stanziamento di fondi per 2,4 milioni di euro per il miglioramento abitativo degli alloggi ATER di Pescara, L'Aquila e Lanciano. Assessore Di Matteo, proprio nelle ultime ore in Regione avete approvato un importante provvedimento per quanto riguarda l'edilizia popolare nella nostra Regione, oltre 2 milioni di euro a disposizione. Un'iniziativa che porta un po' di risorse nella direzione di fare le minime manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie in un patrimonio di edilizia residenziale pubblica che ha grandi difficoltà. Ci è voluto un grosso impegno, ci siamo riusciti, sono 2 milioni e 400 mila euro in tre ATER, quella di Pescara, L'Aquila e Lanciano, per cui un risultato positivo che lascia sperare che qualcosa si possa fare. Speriamo di fare qualcosa oltre questa piccola risorsa, perché ci vogliono molte più risorse per realizzare una vera manutenzione di tutto il patrimonio edilizio pubblico sociale. Il suo assessorato da tempo sta puntando proprio sulla valorizzazione dell'edilizia popolare nella nostra Regione. Da sempre abbiamo un progetto di grande rivalorizzazione del patrimonio sociale. In un momento in cui le povertà aumentano c'è necessità di che la pubblica amministrazione offre soluzioni nel campo del lavoro e nel campo anche dell'abitazione, per cui questo è un grande impegno. Affianco a questo anche l'altro impegno, quello della rimozione delle barriere architettoniche. Questi sono due punti importanti su cui io cerco di dare tutto il mio contributo personale. Ed ora ci spostiamo a Teramo, si aggrava la crisi politica al comune, il sindaco Brucchi ha azzerato la giunta di 9 assessori recentemente nominata come atto di apertura verso i dissidenti. Il consiglio comunale di ieri è saltato per mancanza del numero legale ed è stato riconvocato tra una settimana. Fa il punto della situazione Tania Bonnici Castelli.
Un uomo solo al comando. È il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che da oggi, dopo aver azzerato la sua giunta come gesto di apertura verso i dissidenti della sua stessa maggioranza, dovrà sostituirsi fino al prossimo consiglio comunale ai 9 assessori defenestrati. Ruolo arduo visto che in città le cose proprio non vanno, dalla pulizia che lascia molto a desiderare, la insopportabile lentezza nella pavimentazione del Corso San Giorgio, criticata per essere già sporca ed unta, i provvedimenti di retrocessione delle aree agricole, attesi da 2 anni da oltre 1000 cittadini, e la ricostruzione post-sisma che proprio non decolla, con 4000 sfollati fuori casa. Un gesto, quello dell'azzeramento della giunta, deciso dopo una riunione di maggioranza che ha preceduto il Consiglio Comunale del 6 giugno, saltato e riconvocato esattamente tra una settimana. A quella data il sindaco Brucchi è convinto di ritrovare i numeri giusti per andare avanti e per individuare nuovi assessori che possano placare le pretese degli oppositori. Strategie politiche lontane ed incomprensibili ai tanti teramani che assistono sin dal giugno 2014, data in cui Brucchi è stato eletto per la seconda volta, ad una serie di tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra che hanno portato a 2 rimpassi di giunta, ad abbandoni da parte di tanti alleati ed infine alle dimissioni tattiche del sindaco che ha poi ritirato. L'opposizione va giù dura, parlando di pagine penose scritte da questa amministrazione che difficilmente ritroverà compattezza e fiducia tra i suoi stessi componenti, ma soprattutto verso i suoi elettori. 7 giorni per riflettere e il 13 giugno al prossimo Consiglio Comunale sono in tanti a credere che si consumerà una nuova recita dal titolo Il nulla cosmico. E proseguiamo con la politica. A Giulianova l'assessore Gianluca Grimi ha rassegnato le dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco Francesco Mastromauro. Delegato al commercio, al turismo, alle risorse umane e al mercato ittico, Grimi ha motivato la sua decisione con impegni di lavoro troppo pressanti. L'assessore era in carica dal 19 novembre del 2015. Il sindaco ha ringraziato Grimi per il lavoro svolto e ricordando anche i risultati che ha raggiunto nel corso del suo mandato. Da inizio settimana però il sindaco ha azzerato la sua giunta in attesa di avviare la verifica di maggioranza e valutare se esistano le condizioni per proseguire il suo secondo mandato. All'Aquila, tour elettorale per il ministro della Cultura Dario Franceschini. Secondo il ministro, l'Aquila può rinascere anche grazie al turismo. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Il ministro Franceschini investe non ufficiale all'Aquila per offrire il proprio sostegno alla campagna elettorale di Americo Di Benedetto, cogliendo l'occasione per parlare dell'importanza della valorizzazione turistica dell'Aquila come mezzo di sviluppo e che possa essere da modello per l'Italia intera. Una ricostruzione non solo edilizia, ma anche e soprattutto culturale, che tramite regione ed enti locali valorizzi il territorio nella sua molteplicità e complessità. Qual è il valore delle elezioni aquilane anche rispetto a quelle poi nazionali? Beh, c'è una tornata amministrativa molto, molto impegnativa, quindi è chiaro che sono amministrative, però non sono elezioni politiche e quindi vanno rapportate alle diverse realtà locali. L'Aquila ha la storia di questi anni alle spalle, quindi è una grande prova. Fa parte, credo, anche questo percorso di un percorso di crescita e di uscita dalle difficoltà. L'Aquila rimane come priorità per il governo. Il ministro si impegna a mantenere accesi i riflettori sulla città, facendosi promotore, tra le altre iniziative, della legge sui distretti montani, anche se in merito il ministro non si è pronunciato. L'iter della legge sui distretti montani invece a che punto è? Vittoria al primo turno, la partita è tutta da giocare, così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, arrivata all'Aquila per sostenere la candidatura nel centrodestra di Pierluigi Biondi. La pioggia non ferma il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, all'Aquila per sostenere Pierluigi Biondi. Sono i giorni dei big, prima del voto di domenica. Sul palco, in Piazza Duomo, davanti a simpatizzanti, curiosi e candidati, la Meloni sale sul palco assieme ai vertici del centrodestra. C'è tempo anche per ascoltare i problemi della gente. Qualcuno si ferma e le chiede cosa faranno per il lavoro, altri la fermano per il classico selfie, lei disponibile con tutti. Penso che si andrà al secondo turno, dice la Meloni rispondendo ai giornalisti. La partita per noi, a differenza di quello che dice il PD, è tutta da giocare. Beh, se nel caso in cui Biondi vinca il primo turno sì, altrimenti no, penso che si andrà al secondo turno
e noi pensiamo che al di là di quello che dicono quelli del PD ci sia una partita tutta da giocare su questo territorio, che per noi è un territorio simbolico. Poi abbiamo candidato una persona che è il simbolo stesso di una ricostruzione necessaria, tardiva, è una persona concreta, non ideologica, capace di dare delle risposte a questa terra che ha bisogno di visione. Ricorderete i famosi fondi Meloni, qualcuno la incalza sul tema e lei risponde così. Poi l'avvento di governi che hanno fatto tutto fuorché l'interesse degli italiani e un'amministrazione che mi pare di capire, nonostante le risorse si siano investite, ad oggi ancora insomma le continua a spendere con estrema lungaggine, questo purtroppo non dipende da noi, anzi noi candidiamo Biondi, sosteniamo Biondi proprio nella speranza che le risorse che ci sono e che quelle che possono arrivare vengano gestite con un minimo di celerità. Ricostruzione poi e progetto case, basta guardare, afferma la Meloni, la differenza tra il terremoto dell'Aquila del 2009 e quello più recente del centro Italia. Guardi, a me pare un dato di fatto adesso, senza voler fare particolare autoesaltazione, che se guardiamo anche a quello che è accaduto in questi mesi con il terremoto di 8 mesi fa del centro Italia, i tempi della ricostruzione del 2009 o comunque almeno non della ricostruzione ma di dare una soluzione per 40-50 mila famiglie che al tempo furono sistemate in 6 mesi, qui in 6 mesi non sono riusciti a consegnare 100 casette ad Amatrice perché sono in altre faccende affaccendati. E con la prossima notizia parliamo proprio del progetto case. La dirigente del settore ricostruzione pubblica del Comune dell'Aquila, architetto Enrica De Paulis, ha comunicato che a seguito delle criticità statiche riscontrate nella piastra numero 1 del progetto case di Coppito 2 a causa di infiltrazioni d'acqua ai piedi della struttura portante dell'edificio, sono state effettuate delle indagini su tutte le 11 piastre realizzate con la medesima tipologia dalla impresa Cosbau. Le indagini, fa sapere, hanno fatto emergere la presenza di acqua alla quota di posa della struttura portante delle piastre numero 2 di Coppito 2 e della piastra numero 14 di Pagliare di Sassa e la presenza di forte umidità nella piastra numero 13 di Pagliare di Sassa. Pertanto, considerato lo stato di degrado riscontrato, si è reso necessario a tutela della pubblica incolumità sgomberare prioritariamente la piastra numero 2 di Coppito 2 e la piastra numero 14 di Pagliare di Sassa, a seguire la numero 13 sempre di Pagliare che presenta una situazione un po' meno critica, sarà continuamente attenzionata così come le altre. A Montesilvano adesso andiamo di nuovo nel comune Rivierasco perché in occasione del centenario della nascita di Dean Martin oggi si è tenuta la cerimonia di intitolazione del palacongressi all'attore di origine abruzzese. Sentiamo il servizio. Alessandra Portinari, oggi c'è questa intitolazione del Palacongressi di Montesilvano a Dean Martin, una grande giornata per la cultura abruzzese. 100 anni fa nasceva Dean Martin, che è uno dei più grandi showman conosciuto in tutto il mondo. E per questo anniversario il Comune di Montesilvano e la Fondazione Dean Martin hanno organizzato una serie di eventi, sono circa 20 appuntamenti tra mostre di pittura, e appuntamenti sotto le stelle con i più celebri film di Dean Martin e poi anche convegni, presentazione di libri fino al 28 luglio che ci sarà la serata finale con il premio che è arrivato alla 10ª edizione. Cosa significa questa intitolazione del Palacongressi di Montesilvano a questo grande artista abruzzese? La città, io sono felice che voglia riconoscere la grandezza di questo personaggio, sono sicura che Dean Martin possa essere un volano a livello turistico e promozionale del territorio. E viene presentato per l'occasione un libro scritto proprio sulla vita di Dean Martin. Sì, sì, è un'anteprima perché il libro uscirà a settembre, è il primo libro scritto in Italia, ne sono stati pubblicati parecchi in area anglosassone, ne è stato tradotto uno anche
anche in italiano, solo uno purtroppo, e questo è il primo scritto in Italia, perché è da diverso tempo che seguo quest'artista, colleziono e quindi mi sono appassionato e ho voluto ricostruire un po' la sua vita, la sua carriera, sfatando alcuni falsi miti che su di lui sono sempre stati un po' divulgati anche dalla critica, come ad esempio quando si è parlato di lui dell'amico fraterno di Frank Sinatra, oppure la spalla di Jerry Lewis, che è assolutamente un termine che non gli appartiene, perché poi, come ha detto lo stesso Jerry Lewis in un suo libro pubblicato in questi ultimi anni, quello che veramente aveva un grande senso dell'umorismo e piaceva anche dietro le quinte, soprattutto dietro le quinte, era lui, era Dean Martin. In queste ore si decide il futuro dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Oggi a Roma c'è una delegazione del comune che sta incontrando i vertici del Ministero dei Beni Culturali. C'è da superare l'ostacolo del vincolo posto sulla struttura dalla soprintendenza. Sentiamo. Assessore Diodati, il comune di Pescara a Roma per cercare di risolvere la questione stadio, qual è la situazione? Noi, insomma, il nostro scopo è quello di cercare di fare in modo che, indipendentemente ora dalla possibilità di poter ristrutturare o meno lo stadio, di far togliere almeno parzialmente il vincolo sullo stadio Adriatico, almeno parzialmente, perché insomma ci sembra eccessivo un vincolo totale su tutto lo stadio dopo gli interventi che ci sono stati negli anni 70 e l'ultimo intervento del 2000. Il progetto legato alla ristrutturazione dello stadio e al fatto che insomma lo stadio possa diventare uno stadio esclusivamente di calcio, solo di calcio, è un discorso relativo, è importante quello, ma noi quello che preme è che in ogni caso degli interventi necessari sullo stadio Adriatico possano essere fatti senza la presenza di vincoli importanti che gravano in questo momento sulla struttura del comune. Assessore, se non dovesse arrivare l'ok da parte della soprintendenza, cosa accadrà? Vuol dire che continueremo a mantenere la gestione dello stadio, certo con grande dispiacere, perché siccome insomma la gestione dello stadio è quella che incide maggiormente sul settore impianti sportivi del comune di Pescara, se noi riuscissimo a fare in modo che lo stadio vada in gestione all'esterno, sicuramente saremmo in grado di poter abbassare i costi per la gestione l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi, e credo che questo sia una cosa molto importante anche dal punto di vista sociale. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva e parliamo proprio del Pescara nel prossimo servizio. Simone Ganz è sempre più vicino al Delfino dopo l'incontro di ieri tra il DS Leone e l'agente Lippi. Intanto il Pescara pensa anche alle cessioni. C'è mercato per Benalì, Biraghi e Zampano. Sentiamo Andrea Costantini. Zdenek Zeman dà la sua benedizione all'arrivo di Simone Andrea Ganz. Ai microfoni di Sky il boemo ha spesso parole importanti nei confronti del figlio d'arte. È un giocatore che mi piace molto, anche se quest'anno è stato un po' sacrificato. Per me ha grosse doti, spero di averlo a mia disposizione. Nonostante una folta concorrenza rappresentata in particolare dal Foggia, ma anche da Perugia e Ascoli, il Delfino è in vantaggio. Ancora di più dopo l'incontro di ieri con l'agente del calciatore Davide Lippi, Ganz arriverebbe in prestito dalla Juventus, con cui i discorsi erano stati allacciati a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia, e il riscatto dei biancazzurri sarebbe obbligatorio in caso di pronto ritorno in Serie A. Zeman ha anche parlato in generale della prossima stagione. Per prima cosa bisogna cambiare mentalità, ha affermato il boemo. Se una squadra non vince 24 partite di fila c'è qualcosa che non va. Dobbiamo cambiare mentalità e approccio. Il campionato di Serie B è particolare. Mi auguro di trovare giocatori con tanta voglia di lavorare e di dare soddisfazione alla società e al pubblico. Se Ganz è il nome più caldo sul fronte delle entrate, il Delfino è all'opera anche per le uscite, un po' per la necessità di snellire la rosa, un po' per realizzare plusvalenze che diano respiro al bilancio. Tra gli uomini chiave c'è il terzino Cristiano Biraghi, su di lui c'è l'interesse forte di Bologna e Sampdoria, ma nelle ultime ore si è rifatta sotto anche l'Udinese, mentre si è raffreddata la pista che porta al Torino. Anche l'altro terzino, Francesco Zampano, è seguito con attenzione dalla Sampdoria. Per il giocatore genovese sarebbe un ritorno a casa. C'è mercato
mercato anche per colui che probabilmente è stato il miglior biancazzurro della stagione, Ahmad Ben Ali. Genoa e Cagliari si sono fatte avanti per avere informazioni. Tornando alle potenziali entrate, il presidente Sebastiani ha confermato il gradimento verso il milanista Luca Vido, su cui c'è l'interesse anche del Cesena. L'attaccante ora è impegnato nei mondiali under 20 e ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Per gli esterni, tanti nomi attenzionati, da Roberto Insigne ad Antonio Baggio Terracino, sino al giovanissimo Cristian Capone dell'Atalanta. Anche se nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Daniele Verde, in bianco-azzurro fino a 12 mesi fa, per mezza stagione. Il giocatore, sempre di proprietà della Roma, viene da un buon campionato con l'Avellino. Ormai virtualmente chiusa la questione direttore sportivo per il Teramo, in vista una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Tanti giocatori sotto contratto in una rosa che però dovrà subire un ridimensionamento. A giorni la scelta del nuovo allenatore, ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Con la questione direttore sportivo oramai risolta, visto l'arrivo in biancorosso di Giorgio Repetto, a Teramo è quasi tutto pronto per far partire una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Il DS, che dovrebbe firmare un contratto di un anno con possibilità di prolungamento per altre stagioni, dovrà mettere mano ad una rosa di giocatori nella quale figurano anche molti elementi che, qualunque sia l'allenatore, non faranno parte a prescindere del futuro diavolo. Ma il problema vero è che gli accordi in essere, quasi tutti validi almeno per un'altra stagione, andranno risolti cercando acquirenti. Difficile trovarne però dopo un'annataccia del genere. Ed allora è pronto un piano economico destinato alle risoluzioni attraverso la buona uscita. Poi si penserà all'allenatore. E in questa direzione tutte le strade portano ad una corsa a due tra Antonino Asta e Ottavio Palladini. D'altronde Asta era osservato speciale da qualche giorno e il fatto che non si sia ancora accordato con nessuno lascia comunque presupporre che stia attendendo qualche segnale dalla casa biancorossa. Discorso simile per l'ex tecnico della San Benedettese, accostato nei giorni scorsi anche alla Vastese e ancora senza panchina per la prossima stagione. Da quanto filtra, prima la dirigenza si siederà carte alla mano con Repetto per fare il punto della situazione e disegnare le linee guida del futuro campionato, considerando i margini di spesa, e solo successivamente sceglierà, sulla scorta dei programmi stilati, sia l'allenatore che gli obiettivi di mercato, ovviamente in accordo. Già, perché dopo l'esperienza disastrosa e ai limiti del paradossale dell'annata appena conclusa, stavolta non sarà Campitelli a imporre un nome, come fu 12 mesi fa per Zaoli. Troppo alto il rischio del terzo flop consecutivo, troppe le critiche che gli sono giustamente piovute addosso per una gestione errata e al contempo dispendiosa del 2016-2017, con conseguenze economiche che potrebbero risultare allarmanti se solo il Teramo non riuscirà a disfarsi il prima possibile di alcuni ingaggi che pesano come un macigno e che rischiano seriamente di condizionare a ribasso anche il futuro prossimo del diavolo. Ora il calcio a 5, si giocherà regolarmente la seconda partita della serie Scudetto tra Luparense e Pescara Calcio. La squadra è partita ieri pomeriggio dopo l'incontro tra il presidente Iannascoli e l'assessore allo sport del comune di Pescara Diodati. Sentiamo insieme il servizio. E così si giocherà questa sera gara 2 della finale Scudetto tra Luparense e Pescara. La svolta ieri pomeriggio, quando si è tenuto un incontro in comune tra l'assessore Giuliano Diodati e il presidente del Pescara Calcio a 5 Danilo Iannascoli. È stata proprio la richiesta del comune e in un certo senso della città a convincere Iannascoli a far partire la squadra destinazione Veneto ieri pomeriggio. Dopo aver perso gara 1 tra le mura amiche, ai biancazzurri il difficile compito di vincere almeno una delle due gare in programma al Palazzo di Bassano del Grappa questa sera e venerdì sera per riportare la serie a Pescara mercoledì prossimo. Non sarà facile dopo alcune giornate senza allenamenti e con una squadra falcidiata da infortuni e soprattutto squalifiche. Mancheranno Canal, Caputo, Borruto e Pulvirenti, condizioni non ottimali per Salas e Leggero. Non ci sarà Fulvio Colini in panchina, squalificato per due giornate. Al timone il vice Marzio Forte. La decisione di giocare comunque non restituisce serenità agli Annascoli. Dopo aver vinto anche la Coppa Italia, ogni giorno abbiamo avuto delle sentenze particolari, Canale squalificato, 4 anni che non si è mai visto, su una richiesta invece iniziale di un anno, la Lazio che ha avuto
partita vinta a tavolino, dopo che in seconda la FIGC aveva deciso invece che la partita era vinta a noi, con intervento diretto da parte della divisione, e adesso questo agguato che ci è stato preparato in questa partita che abbiamo giocato in casa, in una formula playoff che era già da cambiare perché non dà nessun vantaggio alla squadra prima classificata, e adesso ci ritroviamo a giocare la seconda e terza partita menomati nella mente, nello spirito e nel numero dei giocatori disponibili. Luparense senza Tobe, fermato fino a novembre, squalificato l'allenatore Marin, anche egli per due giornate, così il presidente Zarattini. E la mia preoccupazione di oggi è che i giocatori non pensino alle parole che vengono dette extra campo, e cioè si rimangano concentrati, come lo hanno fatto per tutta la stagione, sul campo, sulla partita, su mercoledì, non parlo neanche di venerdì, su mercoledì, perché alla fine è il campo che decide chi vincerà lo scudetto. È tutto anche per la prima edizione del TG6, il nostro appuntamento è per le ore 19 con l'edizione della sera e poi con quella della notte alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.